Siamo all'interno del ristorante aperto da pochissimo da Rocco Siffredi e da sua moglie Rosa, a Budapest, a pochi passi dal Parlamento. Avete aperto da pochissime settimane. Vorremmo parlare appunto con i lettori di economia.hu, di questa tua nuova avventura, questo primo passo nel mondo della ristorazione. Ma diciamo che è un ritorno al passato, perché io inizio a Parigi come cameriere, ho tutta la famiglia che è nella ristorazione a Parigi, avevo dai 17 ai 20 anni stavo lì, fino a iniziare la mia carriera che era veramente il mio sogno, non era tanto quello di fare la ristorazione. Poi invece ecco di nuovo si ritorna ai primi passi, quindi l'idea di fare la ristorazione è un'idea di mia moglie, è nata soprattutto tutto da lei, questa è trovo che sia una bellissima idea e l'ho subito appoggiata perché poi l'idea si è ampliata, abbiamo deciso di fare un franchising, quindi adesso siamo in collegamento con persone che vogliono aprire a Londra, a Barcellona e a Milano, il che vuol dire bello, insomma, divertente, perché poi il nome comincia a uscire un po' dappertutto e per me può essere un business nuovo. E che cosa trovano i vostri clienti di particolare all'interno dei ristoranti Rocco's World? Allora, la prima cosa sicuramente il mood Rocco, quindi tutto quello che riguarda Rocco, tutto è brandizzato, tutto il locale è stato fatto appositamente da un architetto famoso, Branca di Roma, che lavora per Fendi, soprattutto per le sorelle Fendi. Abbiamo creato qualcosa di unico perché volevamo tutte cose che non esistevano, quindi un brand Rocco, c'è tutta la tecnologia che parla di Rocco e fa vedere Rocco in tutte le cose che fa e poi l'Italian style anche nella qualità del mangiare. Quindi abbiamo veramente puntato a una cucina dove qualcuno viene e non si delude dicendo vabbè sono venuto a vedere Siffredi ma alla fine si mangiava male. No, anche lì è il punto molto forte perché secondo me non vogliamo attirare solo i turisti ma anche gli ungheresi o i clienti italiani che vivono qui e vengono a mangiare in un posto dove la qualità è rispettata, perché secondo me in un posto dove mangi male non ci torni. Può essere anche il ristorante di Stallone o di Schwarzenegger, non ci torni, e per me era molto importante, quindi puntiamo molto alla cucina, alla qualità, quindi prodotti italiani buoni e cucinati bene. E abbiamo uno chef italiano che ci forma dei ragazzi in giro per tutti i Rocco's World. Lui è Riccardo Zanni, ha una scuola di cucina a Roma molto importante e devo dire che il nostro chef Ramon finora da 3 settimane sono venuti ungheresi, francesi, italiani, tutti allucinati, hanno detto si mangia benissimo. E anche proprietari di ristoranti italiani a Budapest hanno detto chapeau, si mangia da paura. E come avete elaborato il menù? Che tipo di ricette avete privilegiato? Ma abbiamo privilegiato le ricette afrodisiache, no. Menù italiano di cucina medio-alta, quindi, però tenendo in mente del paese, l'Ungheria, quindi qui amano molto la cacciagione, amano molto, che ne so, dall'anatra, non voglio dire il goulash perché lì lo fanno meglio gli ungheresi, però abbiamo tenuto in mente una cucina italiana con comunque anche sapori ungheresi. Un mix molto, dovresti provare. Ci sarà l'occasione. Tu vivi qui a Budapest ormai da diverso tempo, non è un mistero che il motivo principale è l'amore, è il tuo matrimonio e anche il Anche il lavoro. lavoro, perché Budapest non bisogna dimenticare che è il centro del mio business a livello europeo, quindi nasce tutto a Budapest negli anni 90 e si è sempre sviluppato, tutti gli attori più famosi nel porno al mondo, europei, abitano tutti a Budapest. Come mai? Ma perché c'è un bel ambiente, diciamo che le ragazze molto belle ungheresi, sono state le prime dopo la caduta del muro ad aprirsi a un ambiente come il nostro, subito dopo anche Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia adesso, quindi, però arrivano tutti qua comunque, anche dalla Russia, poi devo dire le italiane, portoghesi, spagnole, nel nostro business vengono tutte a Budapest a girare. E io ho uno studio molto bello qui e quindi in più il Rocco's World avrà anche una tenenza con il mio studio, perché voglio trasformare il mio studio, e questo succederà entro l'anno, in un museo dell'hard,
dove ci faremo dei giri turistici dove verranno le persone a vedere il mondo di Rocco anche sul lavoro, sul set. Voglio insomma trasformarlo in quello che è stata la mia trenta carriera, li apriremo per tutti, ci saranno dei tour turistici, ma soprattutto finalmente il sogno che avevo io è quello di imparare questo mestiere, far capire che è un lavoro vero, e quindi fare una scuola in reality, una scuola di pornostar. Quindi ci sarà un reality quest'estate, tra maggio e giugno lo giriamo, adesso stiamo vedendo se tutti italiani oppure mix, quindi due francesi, due spagnoli, due americani, due inglesi, e si chiamerà L'Erede. Adesso se L'Erede uscirà fuori non lo so, però ci proviamo. Infatti una delle domande che volevo porti era proprio questa: ci sono tantissimi giovani ragazzi che aspirano a seguire le tue orme, eppure tu hai detto spesso in diverse interviste che è difficile. Iper complicato, perché numero uno non c'è più quella mentalità, diciamo, con la fame che c'era all'epoca, che io avevo, che ancora conservo, che non bisogna mai dimenticare le proprie radici, è quello che è l'essenza della donna, secondo me. Oggi purtroppo si ha uno sguardo verso la donna come qualcosa di astratto, come qualcosa di non più profondo, che invece per me andrebbe tenuto, perché la sessualità è molto bella, la femminilità è bella, e vederlo cosa di uso e getta, purtroppo. Io non lo so, io vado sul set sempre con la mentalità di 30 anni fa, vado con la gioia di andare a far sesso con delle belle donne. Secondo me la passione è la prima delle cose che un attore deve avere, anche perché oggi l'erezione è una storia vecchia, cioè oggi c'è la chimica che ti aiuta a quello, e quindi, ma se non c'è il trasporto, insomma, a me non piace. Io non sono uno di quelli che riesce a filmare scene di sesso fredde, senza emozioni. Ho bisogno di avere del coinvolgimento. Adesso la parola emozione forse è un parolone, però almeno coinvolgimento sì, e quando non c'è quello per me è dura. C'è quindi più che un sottovalutamento delle difficoltà che può presentare questo mestiere, c'è proprio una mancanza di diciamo anche di serietà forse, o di vera intenzione. È cambiato il mondo, la nuova generazione non vuole più, non è più interessata al sesso, io direi alla patatina, però vabbè, in generale. Beh, è un'affermazione abbastanza forte. Non come quella mia, la mia generazione, adesso non voglio dire di cinquantenni, secondo me anche i quarantenni, probabilmente i trentenni limite, ma la nuova è veramente non interessata. Non senti, c'hanno un altro approccio. Non di meno il mercato sembra essere inesauribile, anzi con internet. Ma sì, perché c'è un grandissimo business a livello mondiale, ma non è solo con il fatto di vedere film. Non bisogna dimenticare che oggi se vuole uno non li paga neanche più, sono tutti gratis i siti, perché si guadagna sui click e sulla pubblicità. Infatti i produttori classici sono tutti morti. Chi sopravvive e sono ultramiliardari sono quei geni del web che hanno capito che si poteva guadagnare con il sesso, ma vendendo altro, quindi facendolo vedere gratis e incassando sui click e sulla pubblicità. E tutti i produttori classici sono morti. Io mi reputo come un vero artigiano che fa le scarpe su misura, ancora un artigiano che fa i suoi 15 film l'anno, quindi non faccio un numero spropositato, ma sicuramente ci si trova ancora della qualità e del coinvolgimento e della passione.